L'articolo 5 della legge Divici dice che il Presidente è scelto tra eminenti personalità del mondo scientifico. Bene, oggi arrivare qui in aula, presentare all'ultimo minuto un curriculum, penso che non sia una scelta, ma sia un giochino di equilibri interni al PD che si va a effettuare oggi. Quello che riteniamo noi invece è che il Presidente di BC vada scelto con cura e vada scelto fra le personalità, come dice l'articolo. E non capisco quali siano i termini perentori che sono indicati nella legge. Io mi sono andato a riguardare le due leggi del 94 e del 95, non viene indicato nessun termine perentorio. Mi chiedo se per caso il Presidente di BC fosse venuto a mancare il primo di agosto, se avessimo, probabilmente, come è già stato fatto altre volte, convocato un'assemblea straordinaria il giorno di Ferragosto. A me sembra che tutta questa fretta serva per conservare qualche vostro equilibrio che forse è un po' fragile, come è successo quando c'è stata la nomina, ad esempio, del garante dei detenuti, dove l'equilibrio era fragile e si è passato prima da un candidato poi ad un altro candidato. Allora, quello che noi proponiamo è un metodo. Noi non diciamo che la candidatura che ci avete proposto adesso l'ultimo minuto, perché del resto le altre notizie le abbiamo avute dai giornali, non certo da un confronto in commissione o in qualsiasi altra sede. Noi diciamo semplicemente che va creata una rosa di candidati, fra i quali sicuramente anche questo curriculum può stare a pieno diritto, ma va creata una rosa di candidati, perché a noi non serve un equilibrio all'interno del PD, a noi serve un candidato che poi abbia la forza di risolvere le questioni irrisolte all'interno di BC e rilanci il ruolo di BC. Una scelta fatta così all'ultimo minuto, secondo noi, non è corretta. Quindi vi proponiamo un metodo, non vi diciamo scartiamo il candidato che ci avete presentato ora all'ultimo minuto. Apriamo una selezione fra eminenti personalità, ascoltiamo la società civile, ascoltiamo il mondo accademico, chiediamo di sapere quali secondo loro sono le personalità che potrebbero guidare i BC e poi diamo il ruolo ovviamente ai consiglieri regionali di scegliere quello che ha il profilo più autorevole e più indicato. Quindi vi proponiamo di sospendere l'elezione oggi e di approvare insieme un metodo che non è contrario alla legge. Ci avete detto la legge non prevede di raccogliere delle candidature, sì, ma non è che lo vieta. La legge dice di scegliere fra eminenti personalità. Come scegliamo fra eminenti personalità? Lo decidiamo insieme, non deve esserci per forza un articolo di legge. L'altro aspetto che secondo me non è stato ben valutato è: ma le dimissioni si accettano o si respingono? Allora, il fatto che noi accettiamo o meno le dimissioni, allora se accettiamo le dimissioni vuol dire che quello che è successo in IBC è grave e quindi coinvolgono anche tutto il Consiglio Direttivo. Se le respingiamo sono lievi e quindi non c'è motivo per accettare le dimissioni del Presidente. Se le accettiamo, io penso allora che bisognerà applicare l'articolo 29 della legge del 1994. In caso di gravi disfunzioni o deficienze amministrative, il Presidente della Giunta regionale, previa conforme delibera del Consiglio, decreta lo scioglimento degli organi dell'ente stesso. Perché allora se si dimette il Presidente, probabilmente si deve dimettere o va revocato anche il Consiglio Direttivo. Noi vi proponiamo una riflessione, perché agire così d'imperio e conservare solo i vostri equilibri non fa bene e non farà bene ad IBC. Grazie. Non c'è nessun veto nei confronti del professor Balzani, però c'è una questione di opportunità. Il presidente Balzani, il futuro presidente Balzani immagino, sicuramente era candidato alle primarie regionali del PD e probabilmente è opportuno valutare anche questo aspetto. Cioè, se noi diciamo che va scelto fra le eminenti figure scientifiche e noi chiediamo di attivare una procedura pubblica aperta al contributo della società regionale tramite le segnalazioni della società civile e del mondo accademico, è proprio perché riteniamo che
non, un candidato ad IBC non debba essere targato. Proprio per questo io oggi a lei non darò nessun nome, perché io non voglio targare nessuno. È inutile che mi fate l'esempio di Torino e Roma, non so se lì ci sono degli istituti per i beni culturali, può darsi che ci siano, ma io vi faccio, ho sicuramente presente il lavoro che hanno fatto anche i nostri consiglieri comunali a Modena, dove è stato fatto proprio un lavoro per presentare e per lavorare sui curriculum e scegliere i profili migliori. Invece presentare come singoli gruppi consigliari in questo modo vuol dire in qualche modo targare e in qualche modo anche svilire l'operato di quello che è uno che può essere anche un buon candidato, ma voi oggi in questo modo lo indebolite. Perché non lo fate scegliere all'interno di una rosa, ma lo presentate come candidato del PD. E questo, secondo noi, in questo contesto non è corretto, perché su IBC, soprattutto in questo momento, serve una candidatura alta e forte che non venga targata. L'altro aspetto che vi invito a valutare è che se accettate queste dimissioni, allora, secondo me, dovete far dimettere anche il Consiglio Direttivo, perché allora anche il Consiglio Direttivo è corresponsabile della situazione. Quindi va dimesso tutto. Fate queste valutazioni. Grazie.